da Fano Grosseto, un cantiere fermo da oltre 30 anni nonostante le numerose intenzioni espresse dai vari governi di inserire la questione tra le priorità da risolvere. Un progetto iniziato ma mai terminato e di cui oggi si è parlato con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, la quale, dopo essere stata ad Ancona sul luogo dell'incendio, è venuta a Fano ed ha visitato la Valmex, azienda di Lucrezia, per poi presentare, assieme al candidato governatore per le Marche alle imminenti elezioni regionali, Maurizio Mangialardi, il disegno di completamento della Fano Grosseto. Si è confrontata inoltre con i presenti rispetto ai nodi da sciogliere e alle criticità della nostra regione, come ad esempio il potenziamento delle ferrovie sul versante adriatico ed un'eventuale alternativa alla statale 16 per collegare le città Fano e Pesaro. Nelle Marche oggi, per un imponente piano infrastrutturale che il Ministero ha finanziato e sta finanziando, il nostro candidato Mangialardi, il nostro candidato presidente, ha fatto un punto molto approfondito con me negli ultimi giorni e ha richiesto una grande attenzione per le Marche alla quale noi contiamo di dare una risposta importante. Io sono qui anche per confermarvi che commissarieremo la Fano Grosseto, che abbiamo incaricato RFI di progettare l'arretramento della linea ferroviaria adriatica, così come per il nord e per il sud delle Marche ci sono altre importanti novità infrastrutturali. Un lavoro molto approfondito che riguarda le aree centrali della vostra regione, che conosco molto bene come sapete, e al quale il Ministero e il Governo vuole dare una risposta positiva. Quindi ringrazio Mangialardi anche per la profondità con il quale abbiamo affrontato un ridisegno infrastrutturale complessivo delle Marche. Ovviamente oggi vi ho anche confermato che abbiamo previsto di inserire nel piano degli investimenti di Autostrade per l'Italia anche il completamento della terza corsia sulla A14. Signori.